Grazie mille. Ma intanto mi resta molto poco da aggiungere rispetto a quello che è già stato detto negli interventi precedenti, però mi sento di riprendere la sostanza dell'intervento di Maria Ricciardi, nel senso che questo movimento che stiamo mettendo in piedi non è la somma aritmetica di due o tre formazioni politiche. È l'insieme di una sinistra che in questi anni si è dispersa, si è in qualche modo polverizzata, si è divisa, e direi che il valore aggiunto non risiede soltanto nella collaborazione che forze della sinistra, diciamo radicale, di questo paese hanno messo insieme, ma proprio nel fatto che i tanti fronti in cui la sinistra in questo paese si è spesa e si sta spendendo, quei fronti che appunto vanno dall'ambiente al welfare, alla casa, al lavoro, all'impegno a favore dell'accoglienza degli immigrati e contro politiche di austerità, tutti questi fronti che fino ad oggi sono stati in qualche modo divisi e frammentati stanno trovando una possibile unità d'azione, diciamo così una casa comune, e da questo vorrei partire. Vorrei proprio partire dal fatto che tanta sinistra che aveva perso fiducia, che per certi aspetti non andava neanche più a votare, che pensava che ormai la sconfitta della sinistra fosse irrevocabile, ecco, ha ritrovato il piacere, la voglia, la forza di ritessere insieme un fronte, un'unità d'azione. Non so che cosa nascerà da tutto questo, può darsi che nasca un nuovo soggetto politico, ma in ogni caso il processo per la costruzione di un soggetto politico naturalmente è un processo lungo che richiederà delle chiarificazioni approfondite al nostro interno, ma in ogni caso noi siamo oggi in presenza della possibilità di mettere insieme un fronte della sinistra, ed è questo che è tornato, il fronte della sinistra con le sue ricchezze, con le sue varietà, con le sue peculiarità, con il grande contributo di lotte, di analisi, di intelligenza e di passione che la sinistra in tutti questi anni ha messo insieme. E il risultato appunto che abbiamo raggiunto è un risultato direi molto importante. Nel giro di un paio di mesi abbiamo superato il 4%, a Parma abbiamo totalizzato un 4,87%, quindi un risultato addirittura superiore alla media. Ma mi permetto di sottolineare che la qualità della nostra campagna elettorale, non abbiamo fatto una campagna elettorale volta a raccogliere consensi, ma abbiamo fatto politica, cioè abbiamo portato dovunque siamo andati, con le capacità che naturalmente avevamo, abbiamo portato temi, problemi, questioni, analisi politiche, e abbiamo avuto da parte della gente un ritorno molto, molto, molto positivo. In tantissimi, laddove siamo andati a parlare, a incontrare le persone, ci hanno riconosciuto che abbiamo portato delle idee importanti, delle analisi, no, che abbiamo ricominciato a parlare di politica, quella politica che la sinistra appunto da tanto tempo non parlava più insieme e facendo un certo tipo di analisi, di approfondimenti. Il risultato sta a significare che questo fronte della sinistra porterà nel nostro paese, ma anche a Parma, una sinistra che starà nel conflitto e farà il conflitto. Non saremo, cioè, vale a dire, la sinistra che punta semplicemente a un risultato elettorale. È quello che siamo andati a dire in giro in campagna elettorale. Noi siamo andati a portare delle prospettive, degli obiettivi che saranno e si trasformeranno in lotta politica, in lotta sociale. Quindi saremo una forza di conflitto, non saremo una forza, come dire, che si limita a farsi vedere quando ci sono le ricorrenze, le occasioni elettorali. Saremo questa forza che presidierà le vertenze, i problemi, denuncerà, riuscirà a fornire una controlettura dei processi che sono in atto.
Vorrei anche ricordare un aspetto importantissimo. Il risultato elettorale, per il significato che può avere, ha mostrato come il volto dell'Europa sia in qualche modo modificato, a partire dal Parlamento europeo. Mi riferisco in modo particolare al fatto che la sinistra all'interno del Parlamento europeo è raddoppiata. Il GUE è passato a totalizzare, è arrivato a totalizzare qualcosa come 46 eurodeputati. A me risulta 46. Chiedo scusa, ma mi sembra 46. 51 dici? Ah sì, vabbè, d'accordo, sì, vabbè, insomma io ho qui la tabella, ecco. Tutti in evoluzione. Ecco, sì, d'accordo, quella spagnola, sì, con il gruppo spagnolo. Quindi c'è un raddoppio proprio dei seggi che vanno al GUE, e questo è un dato estremamente importante. C'è una diminuzione significativa del Partito Popolare, che ha perso qualche cosa come circa 120 seggi, che è un numero, direi, che potrebbe aiutarci a riflettere. C'è un lieve decremento dei seggi dei socialisti, e in genere quasi tutte le formazioni politiche sono scese, hanno perso seggi. A favore di che cosa? A favore di un'ultradestra molto importante che è presente nell'Europarlamento. Teniamo presente che dentro questa ultradestra, questi non collocati in nessun gruppo, c'è anche il Movimento 5 Stelle. E vorrei ricordare un dato molto importante che è rappresentato dall'incontro di Grillo con Farage. Lo dico perché questo è un fatto, io credo, storico. Al di là di tutto, al di là di ogni qualsiasi considerazione, il fatto che Grillo stia ricercando con Farage e con questo tipo di destra un'alleanza mostra qual è il volto vero dei dirigenti del Movimento 5 Stelle. E allora, quando noi dicevamo in campagna elettorale diffidiamo di chi dice finita la distinzione tra destra e sinistra, perché chi lo dice è di destra, si sta evidenziando con estrema chiarezza la responsabilità di Grillo in questo momento. È gravissima, perché crediamo che in questa ultradestra, in questa destra costituita da circa 115 deputati, c'è il peggio del peggio che l'Europa sta esprimendo. Ci sono formazioni naziste all'interno di questo centrodestra. Dopodiché capite bene che questo è un grosso problema, ma è un grosso problema perché era richiama l'enorme responsabilità dei socialisti europei, perché in una situazione come questa i socialisti europei vedremo con chi stringeranno le alleanze, se le stringeranno con il GUE, con questa sinistra radicale che oggi ha raggiunto questo risultato insieme con i Verdi, o si ribadirà l'alleanza con i popolari. Noi crediamo che questa sarà la scelta che sarà appunto fatta, e ricordiamoci che della grave responsabilità che questo rappresenterà. Non dimentichiamo anche un altro elemento: lo scenario è molto cambiato, l'asse tra la Francia e la Germania che aveva reso possibile questa Europa è saltato, perché oggi la Francia esprime per il 25% il Front National, e quindi il sostegno che veniva dai socialisti a quel disegno che era appunto quell'Unione Europea, anche questo è saltato. Quindi in gioco, oggi la posta in gioco in Europa è enorme, è importantissima, e in questo senso io contesto e condanniamo risolutamente tutta l'impostazione che i mass media italiani hanno fatto di questa campagna elettorale, tutta giocata a esaltare il giovane Renzi e le capacità, è vero, taumaturgiche e miracolose di questo giovane Renzi, e hanno impostato tutta l'analisi e i commenti sulla vittoria che avrebbe ottenuto il Partito Democratico. È estremamente deviante e deformante impostare così l'analisi politica, perché significa volerla di proposito spostare dall'Europa, dove
dove vengono prese le decisioni, il 78% delle decisioni vengono prese in Europa, spostarlo da lì e dal nuovo asse che è spostato a destra e verso una destra pericolosa, spostarlo dall'Europa, dalla sede in cui verranno prese le decisioni, in Italia, come se il giovane Renzi, il nuovo grande leader che è stato presentato come quello che risolverà i problemi italiani, potesse operare indipendentemente da questo quadro europeo. E quindi non sarà così, perché il Partito Democratico dovrà per forza prendere atto di quelle che sono, saranno le decisioni europee. E questa è l'Europa che è uscita dalle urne. Un'Europa, vale a dire, il cui baricentro si è spostato a destra, ma anche in Italia il baricentro si è spostato a destra, perché il Partito Democratico ha cannibalizzato gli alleati di destra e quindi non abbiamo di fronte a noi un partito che farà, che lavorerà in direzione della sinistra, ma un partito che sarà sempre più condizionato, se mai ciò fosse possibile, dalla destra che in qualche modo ha inglobato e rappresenta. Quindi restiamo noi, solo questa sinistra rimane, e quindi diamole fiducia, pensiamo che questa sinistra soltanto oggi può costituire, con i limiti che abbiamo, ma con tutta la tenacia che abbiamo e con tutta la volontà di ridare vita e visibilità e parole e forza alla sinistra, saremo soltanto noi quelli che sapranno contrastare le politiche di austerità, le politiche che attraverso la trappola del debito vorranno scaricare su di noi, le privatizzazioni, i processi di privatizzazione. E giustamente Maria ha posto sul tappeto una battaglia sulla quale noi ci siamo spesi per tutta la campagna elettorale, che siamo stati gli unici a portare la questione sul TTP, gli unici in tutta questa campagna elettorale, ed questa sarà la prossima battaglia, senz'altro, che potrà unirci.